Gran movimento di mezzi nella piazza principale di Cornaredo, Piazza Italia, proprio di fronte al palazzo dell'ex Filanda. Tanti giornalisti e direttori sportivi in occasione di una giornata importante per questa cittadina, particolarmente vicina al ciclismo. Luciano Bassani, sindaco di Cornaredo, la quinta edizione di questa bellissima corsa che torna nuovamente sotto i riflettori del grande ciclismo femminile mondiale. Grazie a voi, naturalmente grazie ai cittadini di Cornaredo che sopportano anche il disagio di questa corsa che ogni anno viene fatta. Guarda caso, ormai siamo stati abituati a avere il tempo un po' inclemente, perché la neve, un'edizione e la pioggia, oggi c'è solo il vento, speriamo che mantenga così. Comunque ci aspettiamo una bella gara. Nell'ultima edizione abbiamo assistito, sotto delle condizioni meteo davvero inclementi e avverse, a un dominio tutto arancio. Marian Vos, Iris Slappender, la coppia olandese che se n'è andata in fuga sin dai primissimi giri e poi insomma ci ha regalato davvero una passerella trionfale fino all'arrivo. È vero, d'altronde chi è più forte vince, no? Quindi effettivamente gli olandesi in questo frangente sono molto forti. Se non ricordo male hanno addirittura vinto le Olimpiadi, quindi meglio di così vuol dire quindi che Cornaredo ha ospitato un circuito internazionale e ospita un circuito internazionale che porta anche degli atleti ad alto livello. 147 le ragazze iscritte in rappresentanza di 20 paesi, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Polonia, Stati Uniti d'America, Spagna, Lituania, Svizzera, Germania, Finlandia, Australia, Polonia, Slovenia, Estonia, Etiopia, Lettonia, Irlanda, Gran Bretagna, Francia e Nuova Zelanda, oltre naturalmente ad un gruppo di atleti che vengono dall'Italia, tra cui queste giovani che appartengono alla squadra Trentino Rosa Anima Nera, diretta da Paolo e Giorgio Leonardi. Ma c'è anche alla partenza una selezione lombarda juniores, visto che la categoria non ha ancora iniziato a gareggiare, c'è stata una deroga e le 8 atlete prescelte gareggeranno con la maglia della Lombardia. Sono 4 atlete che appartengono alla Eurotarget, Balducci, Maroncelli, Maffeis e Rosato, e 4 della Valcar: Claudia Cretti, che vedete qui in quadrata, Elena Franchi, Greta Rossetti e Sara Wackerman. Insomma, una gara che a livello di iscritti sicuramente già fa venire la pelle d'oca e va a premiare tutti gli sforzi organizzativi della US Bike Team e del gruppo sportivo bareggese che in collaborazione con la Bepink organizzano questo importante appuntamento, il quinto Gran Premio Comune di Cornaredo, con il patrocinio della Regione Lombardia, della provincia di Milano, del CONI e naturalmente del Comune, che ormai da tempo vuole e insiste affinché questa manifestazione dia l'apertura alla stagione italiana. Ma andiamo a sentire colui che ha in mano le redini della corsa. Walter Zini, dopo un anno di assenza, Cornaredo torna nuovamente ad essere protagonista nel mondo del ciclismo femminile e oggi apriamo la stagione ciclistica Elite in Italia. Sì, l'anno scorso abbiamo rimandato la manifestazione per problemi di viabilità, c'erano alcune strade non percorribili e il sindaco e tutta l'amministrazione volevano fortemente che ritornasse l'appuntamento e siamo riusciti a riposizionarlo inizio stagione per l'apertura dell'attività. Un avvio di stagione che si presenta interessante sotto tutti i punti di vista, partendo intanto dalle partenti, dalle ragazze che oggi sono qui, abbiamo diverse velociste di spicco e poi ovviamente anche le tue atlete. Sì, un buon numero di partecipanti e con un buon livello qualitativo. E anche la bella giornata per debuttare con la tua nuova Astana Bpink, la campionessa d'Italia Dalia Muccioli, tutte le compagne di squadra, un po' al battesimo italiano. Sì, è partito questo nuovo progetto, la squadra ha già iniziato l'attività a livello internazionale un po' in giro per il mondo, dal Qatar al Salvador, Belgio, Olanda, e diciamo il battesimo in Italia. Mi auguro che le ragazze diano il meglio delle loro possibilità, ma senza avere particolari pressioni. La stagione è già iniziata bene, abbiamo già vinto 4 gare, quindi oggi devono fare il meglio perché è normale che sia così, ma senza nessuna pressione.
Cornaredo oggi sposa nuovamente due grandi strutture, la tua e quella dei tuoi collaboratori dal punto di vista tecnico, quella dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Bassani per quanto riguarda patrocinio, collaborazione e logistica. Sì, è una collaborazione che va avanti ormai da diverse edizioni. Il sindaco, che ha anche l'incarico di assessore allo sport, è propenso alla cosa, come tutta l'amministrazione, e ci supportano nel miglior modo. Vediamo che di organizzare al meglio la quinta edizione, anche perché sembrerebbe l'edizione con il numero di partecipanti più alto rispetto alle altre. E nel frattempo è iniziata la carrellata di presentazione delle ragazze che daranno vita a questa quinta edizione del Gran Premio Comune di Cornaredo. A tutte è stata consegnata una rosa in segno di amicizia, ma soprattutto di rispetto della femminilità di queste ragazze che, come vedete, alcune di loro sono particolarmente giovani. Quella era la compagine lombarda, vi abbiamo detto, quella che rappresenta ancora una squadra juniores. E qui siamo con un'atleta, quella che vedete inquadrata in questo momento in primo piano, un'americana, il suo nome è Shelly Holtz, atleta che ha già ottenuto due vittorie in volata nella stagione appena iniziata, lo ha ottenute in 100 America. E qui la campionessa russa, lei ha conquistato in passato un mondiale nel 2002 ed ha conquistato anche la vittoria nel Giro del Trentino. Oggi risponde al nome di Svetlana Stolbova, quella che aveva da signorina, ma era meglio conosciuta come la Bubenkova di questo gruppo, la Servetto Photon. Fanno parte atlete molto interessanti come l'azzurra della pista Annalisa Cucinotta e la giovane Giovanna Micheletto, figlia di un consigliere federale della, appunto, Federazione Ciclistica Italiana. Con la maglia dell'inglese Velosport Pasta Montegrappa avete visto la bionda italiana Jasmine Dotti, classe 1986, già nostra vecchia conoscenza sul campi di gara del ciclocross, quindi un atleta tutto terreno. In squadra anche una irlandese, Lydia Boylan, molto molto interessante, ed è guidata in ammiraglia da Mauro Pizzolla. E poi qui altra presenza molto interessante, molto importante, stiamo parlando della squadra Vaiano, che ha tra le proprie file un'azzurra della pista, Chiara Vannucci, classe 1993, milanese, che sugli anelli di tutto il mondo ha già ottenuto eclatanti successi. Siamo ora all'osservazione della Fassa Bortolo con Irene Bitto, Silvia Cecchin, Jennifer Fiori, Sara Griffi, Natasha Grillo, Soraya Paladin e Chiara Pierobon. Ma la più importante del gruppo, e non ce ne vogliono le altre, è Francesca Cauz, maglia bianca al Giro d'Italia dello scorso anno e argento europeo alle spalle della portacolori della Stana Bepink, Susanna Zorzi, che abbiamo visto in precedenza. Nelle file della Michele Fanini Rocks, una novità dell'ultima ora è l'etiopica Jerusalem Kellin. Intanto vedete appunto il signor Fanini, papà di Michela, che ha voluto dal giorno della scomparsa dell'importante atleta azzurra ricordarla sempre con una squadra a lei delicata. Ma attenzione, perché siamo a questo punto, al momento, mancano ormai pochi minuti, momento della partenza di queste 126 donne che hanno firmato regolarmente il foglio di partenza. Abbiamo riconosciuto Valentina Carretta, e qui è l'atleta che è stata anche campionessa olimpica e ora fa parte del gruppo dirigente della Astana Bepink.
in prima fila a mostrare le maglie più importanti, possiamo dire quella di campionessa europea indossata da Susanna Zotti e quella di campionessa d'Italia indossata da Dalia Muccioli, titolo vinto l'anno scorso in provincia di Varese. Ecco la Dalia Muccioli, che è stata anche protagonista al Giro del Trentino dell'anno scorso, e siamo mai prossimi alla via. Il sindaco Bassani abbassa la bandiera e dà inizio alle ostilità sportive. Un bel colpo d'occhio, se poi uniamo a questo fatto anche la presenza della due volte campionessa del mondo Giorgia Bronzini nella fila della Wiggle Honda, beh, si può dire che questa gara, che ritorna ad essere parte integrante del calendario internazionale a Cornaredo, è partita con il piede giusto e a ben donde il sindaco ad essere felice di questa nuova ed importante manifestazione ciclistica. Tracciato di 10 km 800 da ripetere 11 volte, completamente pianeggianti in strade anche che ricordano un pochettino i sentieri tra virgolette usati nelle gare in Belgio, come questo tratto, vedete, strada stretta ma che non mette sicuramente in difficoltà, anzi mette in luce chi ha la forza di stare davanti. Oggi è una giornata particolarmente ventosa e il vento sarà il protagonista principale, quello che determinerà in un certo senso, e lo sta già facendo in questo momento, la grande selezione che avverrà nel corso dei 121 km. Vedete un primo piano di Elena Franchi della Valcar con la maglia della compagine lombarda e poi qui con il numero 59, una atleta che viene dall'Etiopia e risponde al nome di Jerusalem Kellin della Fanini. Poi atlete giovani appartenenti alla Trentino Rosa, da loro non ci si aspettava molto, del resto è la prima uscita con 161. Avete visto qui un primo piano delle mani di Elena Leonardi. Ma attenzione, perché in testa si è formato un gruppetto di tre atlete che hanno preso il largo con la maglia di campionessa di Germania, la vedete qui in quadrate, è la tedesca Trixie Warrack, classe 1981, atleta di grandissima esperienza, poi con il numero 24 e i pantaloncini della Le Galassia è la statunitense Shelley Holtz, americana, classe 80, che già ha ottenuto due vittorie nel corso della stagione. Terza componente della fuga, Charlotte Becker, ex campionessa di Germania, ha vinto una prova di Coppa del Mondo nel 2011, ma attenzione perché sono già uscite dal gruppo due atlete all'inseguimento con il 105. Abbiamo visto la australiana Chiole McConville, classe 1987 della nazionale appunto australiana, e l'atleta della Astana, Alena Amialiusik, bielorussa, classe 1989, che già ha ottenuto due vittorie nel recente passato proprio in terra centroamericana, laddove la squadra dell'Astana Beping, guidata da Zini, si è recata come ogni anno all'inizio di stagione. L'atleta inquadrata in maglia di campionessa di Germania, abbiamo detto, risponde al nome di Trixie Warrack, ha vinto in passato in Italia il Giro della Toscana, si è ben comportata al Giro d'Italia anche al femminile, ha ottenuto nella sua carriera due bronzi mondiali, uno dei quali proprio alle spalle della nostra Bronzini. Quindi un'atleta di primissimo piano, la ricordiamo anche terza in una prova di Coppa del Mondo, quella che si svolge a Cittiglio nel 2011, alle spalle della Voss, che qui nel quarto campione di Cornaredo che si è corso nel 2011 ha fatto il bello e cattivo tempo. Stiamo parlando di Marianne Voss, che poi ha lasciato la vittoria a Iris Slappendel.
Ma torniamo alla testa della corsa, ricordiamo che Shelly Halls, una ragazza nata nel 1980, ama particolarmente l'Italia e gareggia per la squadra italiana alle Cipolline Galassia, che è diretta da Luisiana Pegoraro. Passano le tre in rettilineo d'arrivo, si deve attendere circa 50 secondi prima di vedere transitare il gruppo con le maglie della Astana nelle primissime posizioni. A metà gruppo avete visto quella tricolore di Dalia Muccioli. A tirare le prime del gruppo erano Alice Maria Arzuffi e la campionessa d'Europa Susanna Zorzi. Intanto è stata vittima di un incidente meccanico la bielorussa Alena Amialiusik, che precedentemente abbiamo visto cercare di chiudere il buco in compagnia di un'atleta australiana. Proseguono intanto comunque sulla loro strada le tre atlete, che hanno sicuramente grandi doti, ma non potranno andare così fino in fondo. Il loro impegno è notevole, soprattutto per affrontare la temperatura, che non è certamente primaverile, e poi da affrontare anche il vento. 47 sono i secondi in questo momento che dividono le tre dal gruppo, che sta avendo una forte reazione e che vuole ovviamente chiudere il buco tra queste tre atlete. Intanto vedete l'erba come si muove, quindi a dimostrazione che addirittura in questo momento pedalano contro vento. Davanti a questo punto è un atleta della Bigla, mentre il gruppo si è notevolmente assottigliato, quindi a dimostrazione che il freddo e soprattutto il grande vento la stanno facendo da padrona per il risultato tecnico di questa importante manifestazione. Abbiamo detto che la Bigla si è messa tutta a tirare, vediamo Desiree Ever, svizzera, classe 89, Nicole Ansersmal, sempre di nazionalità svizzera del 91, e poi la tedesca Elke Gebhardt, 83, e Tarin Etter, australiana, classe 1982. Tutte lì davanti ad aumentare l'andatura per cercare di chiudere il buco con queste tre atlete che stanno caratterizzando la prima parte di gara di questo quinto Gran Premio Comune di Cornardo. È sempre l'americana in testa a tirare, mentre come vedete scuote la testa la ragazza in maglia Wiggins, atleta anche lei tedesca, Charlotte Becker, classe 1983. Le due tedesche parlottano, la macchina sta ad ascoltare per capire che cosa hanno in mente le sue compagne di avventura, ma attenzione perché a questo punto il vantaggio continua a diminuire. Abbiamo visto la maglia della campionessa finlandese nelle primissime posizioni. Lotta Lepisto, anche lei inserita all'interno della squadra Bigla. Abbiamo visto passare la moto del responsabile del servizio scorta tecnica, Ernesto Bietti, una sicurezza per quanto riguarda appunto questo importante lavoro attribuito ai motociclisti, e tra questi c'è anche Maurizio, colui che sta guidando la moto, che ci permette naturalmente di riprendere le immagini delle protagoniste di questa importante manifestazione, gara che ricordiamo essere la prima di apertura del calendario in Italia, ma che ha carattere internazionale. Intanto la corsa prosegue con le ragazze controllate a vista dalla giuria, che è giusto ricordare è composta dal presidente Antonio Pagliara, con componenti Valeria Laguzzi e Davide Bardelli, giudici d'arrivo Gabriele Rigoletti e componente su moto Stefania Moggiolu. E intanto è passata sotto i nostri occhi la campionessa di Slovenia con il numero 33, Polona Battagheli, poi la campionessa europea, la nostra Susanna Zorzi, e la campionessa d'Italia, Dalia Muccioli. Più attenti di voi avranno notato anche la maglia di campionessa
della Polonia, indossata nello specifico da Eugenia Bugiak. Ma intanto in testa al gruppo, avete visto, si mostra con particolare grinta proprio la campionessa europea Susanna Zorzi, che ha deciso di entrare in azione in prima persona. Sulla sua ruota un'atleta della Bigla e una tedesca per l'esattezza, Elke Gebhardt, e poi in terza battuta, vedete adesso inquadrata, la nostra Valentina Carretta, che l'anno scorso ha ottenuto un brillante successo in terra olandese. Ha un padre, la Carretta, che in passato ha indossato la maglia azzurra tra gli juniores in un campionato del mondo. Gruppo che ormai sta per raggiungere le tre fuggitive e che quindi aumenta la velocità. Vedete là in fondo il gruppo, ormai vede le tre battistrada, mentre questo è un primo piano del nostro motociclista Maurizio, che ringraziamo pubblicamente per la disponibilità e soprattutto la capacità tecnica di metterci in condizioni di fare il nostro lavoro. In corsa anche la campionessa spagnola Anne González Santesteban è in fondo al gruppo, ma attenzione perché a questo punto la fuga è stata neutralizzata. Guardate il vento che sta flagellando la gara, la velocità è comunque aumentata ed in testa a tirare in questo momento c'è una maglia dell'Australia e poi le maglie bianconere che appartengono al gruppo americano della Specialized Lululemon, squadra che ha atlete di primissima importanza, tra cui con il numero 146 Carmen Small, la vedete qui in quadrata, campionessa americana nella cronometro e terza al mondiale di Firenze. È in pratica una nuova fuga a 5 che vede impegnate Peter Mulliens con il numero 99 della Wiggle Honda, con il 146 la già citata Carmen Small, con il 21 Malgorzada Jasinska, polacca classe 89 della Ale Cipollini, poi con il 106 Rebecca Wiasek, australiana classe 84, e con il 70 Adele Maria Tuia, classe 83 della Servetto Futun, atleta che un tempo correva nel gran fondo. Secondo tentativo di fuga quindi per la storia sportiva di questo quinto Gran Premio Comune di Cornaredo, 5 le atlete in avanscoperta, un vantaggio per loro che tocca la ventina di secondi. Evidentemente dal gruppo non vogliono lasciare un maggiore spazio, anche perché i chilometri che mancano all'arrivo naturalmente diminuiscono sempre più. Infatti vedete il gruppo che è a pochissimi secondi anche visivamente dalla testa della corsa, ma un gruppo che ha diminuito notevolmente le proprie entità. In coda, vedete, con la maglia tricolore, con il numero 1 la campionessa d'Italia Dalia Muccioli, che naturalmente si sta preparando soprattutto per la prossima prova di Coppa del Mondo, la seconda della stagione, che si svolgerà domenica 30 marzo in quel di Cittiglio. Partenza, a dire il vero, da Laveno Mombello ed arrivo sul tradizionale traguardo del trofeo Alfredo Binda con la cura organizzativa della Cycling Sport Promotion di Mario Minervino. Proseguono senza forse molta più convinzione questa atleta, vedete, con il numero 106 l'australiana, fa parte della nazionale questa ragazza, Rebecca Wiasek, classe 1984, e qui la medaglia di bronzo ai mondiali di Firenze nella dura specialità della crono individuale. Il gruppo ormai è veramente lì a ridosso, vedete davanti c'è l'atleta, la velocista Barbara Guarischi, che in passato è stata anche vice campionessa europea tra le juniores, classe 1990, e che già ha ottenuto
dei buoni piazzamenti nelle gare che si sono svolte fino ad oggi all'estero, nei paesi caldi. Abbiamo sentito in precedenza Zini parlare di Qatar e di Centro America. Le cinque atlete passano sotto il traguardo quando viene esposto meno 4 alla conclusione, ma ormai la reazione del gruppo è notevole e tra poco verrà annullata ancora una volta la fuga in atto. Un servizio d'ordine di primaria importanza grazie anche alla protezione civile e ai vigili urbani dei paesi attraversati, e qui stiamo osservando appunto che tutto è da rifare, è proprio il caso di dirlo così, direbbe anche Gino Bartali. Gruppo ridotto, possiamo dire ai minimi termini, una quarantina al momento le unità presenti e pubblico di ogni età a bordo strada ad incitare le atlete. Doverosa naturalmente una immagine alla campionessa d'Italia che vedete preferisce stare al coperto in una giornata così fredda, non si può certamente dargli torto. Un momento di gara particolarmente interlocutorio, ma attenzione perché là si vedono già 4 atlete che sono uscite, hanno guadagnato pochissimi metri ed ora c'è la reazione della testa del gruppo. Andiamo a vedere che cosa succederà ed è subito ecco la risposta. 6 atlete si sono poste al comando. Tentativo di fuga che viene controllato da vicino dal giudice su moto Stefania Muggiolu e che vede in testa tirare l'atleta con la maglia di campionessa di Francia, Elise Delzen, classe 1989, lei gareggia per l'americana Specialized Lululemon. Poi con il 99 l'australiana Peta Mullens, classe 88 della Wiggle Honda. Con il 44 abbiamo visto Alessandra Bubenkova della Rus Velo, classe 88, che si posta in questo momento in testa a tirare. Fanno parte l'australiana Tiffany Cowell, anche lei della Specialized, e poi le nostre Anna Zita Striker, l'abbiamo vista proprio in questo momento con il numero 9 di gara, e con il 22 Marta Tagliaferro della Ale Cipollini. Quindi un discreto numero di società rappresentate, 2 atlete addirittura della stessa compagine, l'americana Specialized Lululemon. Un tentativo che, visto i chilometri che mancano alla conclusione, potrebbe anche andare in porto, ma come vedete alle spalle la Barbara Guarischi insieme alla sua compagna di squadra Margozata Jasinska, che abbiamo visto precedentemente in fuga, e la Valentina Caretta a cercare di chiudere il buco. È chiaro ed evidente che Marta Tagliaferro davanti non collaborerà certo per l'esito della fuga, della buona riuscita della fuga. E la russa con il numero 44, Alexandra Bukhankova, a tenere alta la velocità. Bene si sta comportando l'italiana Anna Zita Striker, classe 94, quindi al secondo anno nella categoria, atleta che è cresciuta nelle file della Ale Cipollini e che ha trovato nuova squadra, appunto il piacere di correre tra le grandi all'interno della Astana Beping, questo progetto voluto da Walter Zini e che sta dimostrandosi di essere un progetto vincente. Del resto Walter Zini è un uomo di grandissima esperienza e che sa come far allenare le proprie ragazze, soprattutto è personaggio che porta in giro per il mondo, è proprio il caso di dirlo, le atlete che gareggiano nella sua squadra. Ha buone capacità di tecnico, ma soprattutto ha anche buoni rapporti con dirigenti stranieri che l'hanno portato quest'anno all'accordo con l'Astana e la fusione praticamente del suo gruppo sportivo Astana Beping.
determinata, è il caso di dirlo, la campionessa di Francia Elise Delzen, ricordiamo la classe 1989, gareggia per la squadra americana della Specialized, è atleta di primissimo piano e non a caso indossa il tricolore francese. Sulle strade del Gran Premio di Cornaredo anche il capo Davide Arzeni, particolarmente esperto di ciclocross, ma qui in qualità di osservatore del comportamento di un atleta da lui seguita in qualità di preparatore, Alice Maria Arzuffi. Ormai anche queste atlete sembra stiano tirando un pochettino i remi in barca, forte la reazione del gruppo. Le sei transitano con 35 secondi di vantaggio, vedete le maglie della Vigle, della Ale Cipollini e la campionessa finlandese che indossa, oltre che la maglia di campionessa, appunto quella dei colori sociali della Bigla. Insistono le atlete, la più determinata di tutte ci sembra proprio questa inquadrata che risponde al nome di Tiffany Cowell, classe 88, australiana, inserita nell'americana Specialized, e lei che sta forzando l'andatura per cercare di non farsi riprendere. Ma il gruppo è veramente a pochi metri, controllata naturalmente dalla giudice in moto che ne controlla la regolarità. Ormai è una rincorsa, abbiamo visto in quinta posizione la nostra Giorgia Bronzini che inevitabilmente sta facendo di tutto per poter raggiungere il sestetto di fuga e perché no cercare poi di vincere la volata particolarmente adatta a lei. Ecco Giorgia Bronzini che però ci sembra un attimino in difficoltà, evidentemente sta soffrendo parecchio il freddo, lei che è stata abituata fino ad ora come molte di queste atlete al caldo dei Caraibi, staremo a vedere cosa succederà. Primo piano per una velocista, un'azzurra della pista, stiamo parlando di Annalisa Cucinotta, classe 1986, anche lei potrebbe ben figurare nell'ordine d'arrivo di questa prova. E insiste, vedete questa australiana magra, adatta forse alle gare in salita, quanto spinge, quanto sia determinata nel cercare di non farsi prendere. Ma i più attenti di voi avranno sicuramente notato là in fondo, a pochi metri, a pochi secondi, il gruppo veramente assatanato ed ecco le prime atlete che stanno in questo momento cercando di chiudere il buco e tra poco ci riusciranno. Ormai le sei stanno alzando bandiera bianca, a pochi metri dividono le fuggitive dalla testa del gruppo che vede in prima fila le atlete americane ed inglesi, insomma praticamente gruppo compatto e di contropiede. Ecco l'azione di Alessandra Bubenkova, già presente nelle sei atlete al comando, lei gareggia per la Rusvelo ma cerca a questo punto negli ultimi 10 km di corsa di fare il colpo grosso, spinge il massimo rapporto che ha sulla propria bicicletta, è una grande passista, è un'atleta di primo piano per la Rusvelo in manifestazioni con queste caratteristiche, capace di spingere rapporti durissimi ed ora ce la sta mettendo tutta per guadagnare praticamente la vittoria in solitario. Ma Radio Corsa e naturalmente lo speaker Alberto Rigamonti annuncia al pubblico che l'atleta russa ha soli 5 secondi di vantaggio. Ormai ci si aspetta a tutti l'arrivo in volata e il pubblico è attento ad assistere alla conclusione di questa prova. Ultima curva, prima di questa semicurva che conduce agli ultimi 250 metri, vedete le atlete sono in un certo senso in fila indiana, sbuca sulla estrema sinistra l'australiana Tiffany Cowell, ma in centrostrada ecco spuntare Shelley Halls che va a conquistare quindi la sua terza vittoria stagionale.
per la nostra Giorgia Bronzini solo un terzo posto. Poi la buona, la prova della Striker davanti alla Warrack, la Munes e la Zwick. In ottava posizione la campionessa finlandese Le Pistole, poi Small e Jasinska Malgorzata. Qualcosa non ha funzionato per la Guarischi, così come per la nostra Giorgia Bronzini. Giorgia, una finale di gara veramente impegnativo, il freddo, la grandine e poi hai raccolto solo un terzo posto. Soddisfatta o c'è qualcosa che non ha funzionato? No, le ragazze hanno lavorato benissimo, le ragazze della mia squadra, è tutto perfetto, le mie gambe non erano perfette oggi, nell'ultimo chilometro mi sono saliti i crampi, molto probabilmente per il freddo non ho bevuto abbastanza e quindi niente, è capitato così e mi dispiace per le ragazze perché hanno lavorato molto bene, abbiamo raccolto solo un podio. Sarà di buon auspicio per le prossime. E la prossima si chiama Coppa del Mondo? La prossima si chiama Coppa del Mondo, un po' più di fatica per le salite, però dai, vediamo. E siamo al momento finale di questa giornata freddissima, è proprio il caso di dirlo, ma che ha espresso tanto calore nei confronti delle ragazze che quest'oggi si sono cimentate. Sul podio abbiamo detto Giorgia Bronzini, terzo posto per lei, seconda posizione per l'australiana, forse anche la più determinata a salvare la fuga, Tiffany Cromwell, premiata dalla vice sindaco Sonia Cagnoni. E poi ecco gli applausi, un vero e proprio tripudio per la vincitrice, l'americana Shelly Halls, premiata personalmente dal sindaco Luciano Bassani con il quinto trofeo Gran Premio Comune di Cornaredo. 24 solo le atlete all'arrivo, mentre rivediamo il rallentatore, la volata che è data la terza vittoria stagionale a questa americana, di cui sicuramente sentiremo ancora parlare, non dobbiamo dimenticare che proprio recentemente è giunta terza in Coppa del Mondo. My team worked very hard to keep the race together for the final sprint. So after I was caught, after I was no longer in the breakaway, my team worked very hard to keep the race together for a sprint for me. La ragazza americana ha fatto i complimenti alla sua squadra, veramente forte, che ha lavorato molto per permettere a lei di giungere alla vittoria. E con queste immagini di interviste da parte di Vito Bernardi e la ripetizione dell'arrivo, vi salutiamo da Cornaredo.